6 del mattino, spalle e petto. Iniziamo con del riscaldamento. Ovviamente ho già fatto mobilità e adesso parto dai pesi leggeri, 8 kg di alzate laterali per vedere un attimo il warm up. Riscaldatevi sempre bene. Sì, un allenamento in un orario super scomodo e non tipico per me, perché sono le 6 del mattino. È davvero hard. In palestra non c'è nessuno, c'è pochissima gente, pochi soldati come me. E che devo dirvi, raga, potevo benissimo saltare l'allenamento, dormire, essere nel letto, ma invece ho deciso che oggi sono mega incasinato, mi sono alzato presto e sono andato ad allenarmi comunque, anche se ogni giorno della mia vita io mi alzo alle 5 del mattino. L'ho fatto anche oggi, che potevo dormire, e sono andato a allenarmi. La cosa figa è che tipo è inverno, felpone, cuffie, gym, e non so, mi motiva tipo un sacco questa cosa. Winter bulk. Mangia, spingi, dormi. Comunque, allora adesso dovremo provare a fare 8 rep con il massimo peso. Partiamo da 10 kg, ma vabbè, 8 ripetizioni con 8 kg è abbastanza easy. Solitamente con le alzate laterali arrivo anche a un top set con 18 o 20 kg, quindi easy. Adesso vi salto la parte in cui arriviamo appunto ai 20 kg, perché comunque c'è un warm up, anche perché se voi dovete partire da 10 e andare direttamente già a 16 non ce la fate, andrete a rovinare totalmente il set, cioè almeno perlomeno io sono una persona che 10, 12, 14, 18, ma saltini da 2 o massimo da 4, perché sennò resto indietro. Visto che vi sono piaciuti un botto questi video real, comunque della routine o comunque di portarvi nella mia vita, ho deciso di portarvi in un allenamento. Cioè, comunque l'allenamento è una cosa molto intima, personale, e cioè, nel senso, tu vedi sempre gli allenamenti che vanno al massimo, cioè nel senso, quando tu vedi dei video edit mega fighi, che è giusto, sono strabelli, li vedrete anche sul mio canale, però tipo bisogna vedere anche come sono realmente gli allenamenti, dove c'è la difficoltà, dove c'è il calo di motivazione, dove c'è la motivazione, dove c'è il pump, la parte figa, ma anche tutte comunque le problematiche che si porta dietro. Quindi niente, alzate laterali con la spalla che tipo mi fa enormemente male, e iniziamo. Adesso 18 kg e cerchiamo di fare 8 rep, ma abbastanza, oggi mi sento carico, quindi puntiamo ai 22 sporchi. No dai, 22 anche giusti, però comunque è questo. Allenamento maschio, non vedremo ovviamente tutte le serie perché sennò viene un video di 50 minuti, quindi let's go. Cazzo, già pesano. In tutto questo, tipo la prima difficoltà è che sono magari qua da un'ora, perché i microfoni che sto usando, quando io vado a metterli nella fotocamera, tipo non vanno bene, ok? Quindi sono stato un attimo a smattare con i microfoni. Però anche queste sono le difficoltà che incontri quando fai un percorso come questo. Allora, 20 kg alzate laterali, quindi allenamento crudo e senza cuffie. Cioè, non come ho detto prima, cuffie, relax, ok? Allenamento crudo, senza cuffie, feeling con te stesso. 20 kg di alzate laterali. Adesso comunque il telefono out, non ce l'avevo più perché sta registrando. E niente. Sei tu, te stesso, la ghisa, non telefono, non ha senso usarlo, ci siamo. Cinque. Pesa un botto. Ecco, io a volte faccio dei drop set così, per dirti 20 sono andati un po' sporchi, adesso 14 e faccio tutte quelle che ho.
Allora, è stato un set abbastanza, sì, combattuto, ma comunque posso fare ancora meglio, quindi proverò a fare un 20 top set più quante che me ne riescono con 16 kg. E per quanto riguarda il telefono, negli allenamenti cerco di non utilizzarlo tanto. Adesso io devo farmi ovviamente le foto e video, però cioè, vedo sempre tanta gente, ogni rest, ogni momento, sempre col telefono in mano. Io, ok, lo capisco, cioè nel senso c'è dipendenza dai social e robe del genere, però secondo me se riuscite a apprezzare il momento di voi da soli insieme alla ghisa è bello, perché tipo letteralmente ti alzi, vedi la maggior parte delle persone che sono attaccate al telefono tutte sulle panche, magari una stupidata, potresti conoscere una bella persona, invece no, perché comunque solo le cuffie del tuo telefono e non ti perdi, non vedi neanche le altre persone. Oh, ultimo set e dopo lento avanti. Vi dico già che con i 24 kg, già a prenderli in mano, pesano un botto. Infatti ho un po' paura di alzare qua. E una cosa che volevo, ci tenevo un botto a dirvi, è che vedo tanta gente che, boh, prende dei chili assurdi solo per, secondo me, farsi vedere o anche solo per raccontare, tipo dire: ah, ho fatto spinte con 40 kg, sono straforte. Sì, bro, ne hai fatte 5, ma ti stai per spaccare il braccio, comunque non hai lavorato bene. Cioè, non sto dicendo che è sbagliato, perché è giusto provare, però cioè, io penso che devi, cioè, sei in palestra per impressionare gli altri o sei qua per impressionare te stesso, per superarti e per spingerti a migliorarti, perché tutti siamo capaci di alzare i grandi carichi per farsi vedere, ma cioè, siamo qua per lavorare giusto, non per spostare il peso, per intenderci. 24 Già è pesante. Oh, ma avete presente quando i pesi sono un po' più pesanti del solito? Pesantissimo. Rest e partiamo col top set, l'ultimo. Ok. Pack back, sistemare questa cosa è odioso. Pack back con una super serie, in teoria sono un 12 più 12, le tirate dal cavo alto, se recupero per 3 serie. Infatti questo sarà abbastanza esplosivo e sarò anche abbastanza veloce, vi farò vedere il singolo esercizio perché far tutto di corsa magari no, però magari ve lo faccio anche vedere comunque. Adesso iniziamo, facciamo il set. Sto facendo una variante che deltoide. Ok, cambio di programma, cosa è successo? Sento davvero troppo male a fare questo esercizio, mi fa la spalla, ho dentro delle calcificazioni. In questo caso una cosa che io voglio insegnarvi è quella di tante persone skipperebbero e basta, farebbero proprio più niente. Io adesso farò comunque il face pull, lo tengo, cerco di fare quello che riesco a fare perché lì comunque riesco ancora a alzare tanto e dopo farò una variante sdraiato sulla panca. Adesso ve lo farò vedere se siete in palestra. E tipo c'è una persona che vi sta occupando il macchinario che proprio vi serve. Per qualche ragione non vuole alternarsi, avete vergogna di andare a parlargli, è normale. Non limitatevi a star lì e aspettare, tipo potresti aspettare anche un quarto d'ora e sei freddo, perdi il volume, perdi il pump. Intanto se proprio non vuoi andare, skippa, vai avanti con il prossimo esercizio o fai una variante. Stai facendo petto di fare la chest press, mettiti in parte e fai le flessioni. Ci siamo? Stiamo per farlo. E comunque letteralmente tipo una cosa che adoro, cioè allora io non uso Spotify quando mi alleno, cioè ascolto le canzoni ma su SoundCloud e per chi lo utilizza sa che è abbastanza un lato oscuro perché lì ci sono tutti gli audio tipo di David Goggins, Sam Sulek, ex americane disperate che ritornano dai propri fidanzati dopo averli traditi e tipo con I'm sorry, I love you, no,
No, cavolo, edit, mega tristi, depressi, per spingere al meglio. Se ti alleni con Spotify, io non so come fai, scarica SoundCloud perché ti farà mettere su massa magra più 20%. 65 kg sono davvero tosti. Dove? Arriviamo a 12, credo. 13. 4. Dai. 5. Lento, lento. Sposto la telecamera come un po' mi viene e vi faccio vedere subito. Oh, basta, sono morto. Ecco, questo è buono, anche perché sento pochissimo la spalla e va bene, sento lavorare, cioè sono super duro qua. Sì, lo tolgo lì. Oh, siamo arrivati in quel momento dell'allenamento in cui si toglie il pump cover, ok? E da questo momento dipenderà tutto l'andamento della giornata, dell'allenamento, perché se mi vedo bene, let's go, se mi vedo male, oh no. Lo so che lo fate tutti, siete tutti così, cioè nel senso se ci vediamo bene, la giornata sarà super bella, se ci vediamo male, io oggi non mi sento troppo bene, cioè nel senso secondo me mi vedo un po' male, quindi vediamo subito. Come siamo? Dio. Questa è la situazione delle mie spalle. Se avessi i capelli corti, sembrerebbero molto più grosse. Siete convinti? Questo è, raga. Eccolo qua. Due palle di cannone. Comunque stiamo massacrando le spalle. Devo diventare il punto più forte che ho. Perché, boh, non lo so, a volte le vedo indietro, quindi è questo. Comunque mi vedo male e niente. Quindi un bel pump cover per oggi me lo prendo. Non so se succede solo a me, ma ultimamente mi vedo sempre incredibilmente male. Quindi via di pump cover. Cioè, per l'insicurezza metto su anche la felpa. Non voglio vedermi, mi faccio schifo. Cioè, mi alleno come un matto, ma non mi piace il mio fisico, cioè, proprio lo odio. E poi, ma forse sono pazzo. Forse sì. Forse sono un pazzo. Ok, adesso abbiamo l'ultimo set di alzate laterali. Sono 4 serie per il massimo dei colpi che riesco a dare. Utilizzerò il 14 perché mi sento ancora abbastanza carico. E dopo di questo c'è solo un esercizio di petto per un piccolo richiamino che abbiamo. Let's go. Mi sta aiutando tantissimo dire. Far finta di essere comunque il mio coach. Sono il coach di me stesso, mi motivo. Dai, che ne ho ancora 5, ancora 2. Continua, keep going, vai avanti. Mi è venuto un casino, raga. Perché sono sempre solo. Sei tu con te stesso. Te con te stesso. Te contro te stesso, contro quella persona che vedi allo specchio con cui devi condividere la tua vita per sempre. Ed è una sfida. Sempre tu contro lui, contro quell'uomo. A volte non mi riconosco neanche guardandomi nello specchio. Mi sembra di avere davanti un estraneo. Però sono delle sensazioni un po' più profonde che io provo.
una cosa che poi io tengo tantissimo e che secondo me tipo sta togliendo tanta possibilità a tanti ragazzi che hanno appena iniziato o comunque a qualcuno che si sta approcciando. Cioè, è quella che io al momento sto ricevendo davvero tanti insulti, ma nel senso insulti ho preso in giro, no? Cioè, io quando vado in palestra metto giù il mio treppiede, tipo, oltre alla gente che comunque ti guarda sempre male, perché, non so, a priori stai facendo qualcosa di strano e allora è visto subito come strano, no? Si sta riprendendo? Cosa sta facendo? Cioè, non è nell'ordine delle cose. Ma persino a vedere delle persone che vengono e tipo ti prendono in giro o comunque vanno a dirlo agli altri, ma gli altri li conosco e vengono a dirmelo, ma non che mi interessa per il fatto di ah, mi hai offeso, perché non me ne frega assolutamente niente. Il fatto è proprio che perché devi andare a ridere di una persona che sta provando a realizzare il proprio sogno, che sia uno stupido video, che sia, anzi non dico stupido, che sia un video o che sia qualsiasi passione, perché devi andare a ridere solo perché non è ancora arrivato il numero di follower, un numero di qualsiasi cosa, perché dopo stai zitto e non vai più a rompergli, quando lo vedi anzi gli fai complimenti, ma all'inizio perché sempre screditare o prendere in giro, io penso che è una cosa brutta, ma vedo anche persone su di età che lo fanno ed è orribile, è totalmente sbagliato, come se tu stessi ridendo del sogno di qualcuno così a caso, gratuitamente, senza conoscerlo, senza sapere chi è, senza sapere cosa sta facendo. E non vedo il motivo, cioè non andresti mai a ridere di qualcuno che fa un lavoro brutto solo perché sta facendo un lavoro brutto, anzi non avresti solo rispetto. Idem dovresti avere rispetto per la persona che sta provando a realizzare il suo sogno, qualsiasi cosa lui stia facendo, anche se non rientra nel tuo canone di cosa normale. Allora, in teoria da programma doveva esserci un attimo un richiamo di petto, ma la spalla sta chiamando, quindi la sento davvero, mi inizia a far male. Abbiamo spinto tanto con le spalle, fate che voi la maggior parte un po' dell'allenamento, comunque tipo 2-3 serie, non le avete mai viste, nel senso per esercizio, perché sennò verrebbe davvero un video mega lungo, anzi però se vuoi un video più lungo, tu scrivimelo qua sotto nei commenti, che io lo faccio più che volentieri. Se un allenamento va male o qualsiasi cosa non va come deve andare, non buttatevi la giornata o essere tristi. È normale che un allenamento vada male e non siamo sempre al 100%, mi fa male la spalla, ma comunque mi sono allenato. Certo, non è andato come avere una spalla normale, che andasse bene, però vabbè, è andata così, nel senso son consapevole che il prossimo allenamento andrà bene, darò il mio 100%, in questo ho dato il 100% e va bene così, anche perché non è un allenamento, lo sapete raga, che fa la differenza. Idem, sia che vada super bene, sia che vada malissimo. Adesso andiamo a casa e vi faccio vedere il mio pasto post-workout, così almeno vi saluto come si deve. E niente, io adesso salgo in macchina e ci vediamo a casa. Tipo, facciamo che, non so, faccio una cosa carina, tipo... Allora, arrivati a casa. Spero che, lo so, che riceverò miliardi di commenti negativi e che, lo so, vabbè raga, avevo dimenticato la fonte proteica, non ce l'ho, quindi utilizzerò, che poi sono proteine uguali, fettine light, anaboliche sottilette light, secondo me sottovalutato come alimento, per 100 grammi, essenzialmente, visto che vi interessa questo, lo so, abbiamo 9 grammi di grasso e abbiamo 16 grammi di proteine, quindi non è neanche poi così male. I nostri mega tosti, dai che li mettiamo dentro e andiamo a mangiare, ci vediamo direttamente quando saranno pronti. Eccola qua la nostra mega torretta di panini. Allora, l'aggiornamento è questo, non mi ha ripreso la ripresa, ok? I miei tosti sono finiti e nel mentre mi è arrivato un pacco di Prozis. Adesso vi farò vedere così per curiosità per finire il video. Comunque stavo dicendo che mi è finita la fonte proteica tipo principale, priva di grassi in casa, no? Come potrebbe essere lo yogurt greco, ok? Quindi se anche per una volta io mi mangio essenzialmente la sottiletta light con 9 grammi di grasso per 100 grammi, easy, cioè nel senso va bene lo stesso. Almeno io non sono una persona che guarda troppe cose. Tu fai il tuo, nel senso conta le calorie, mangia tutto il necessario e già quello va bene. Poi se stai attento anche al tempismo o a come mangi certe cose, GG, però ecco, io non sto troppo attento tipo al grasso post-workout, se succede quella volta poi ovviamente preferisco anch'io evitarlo. Dai che guardiamo cosa c'è qua dentro e poi vi saluto. Essenzialmente mega veloce, clear creatine al gusto cola, protein puffies mega buoni,
La Choco Butter, ne ho prese due perché è letteralmente una droga, tipo una crema spalmabile proteica, tipo Nutella. Aminoacidi essenziali, Omega 3, vitamina C e queste mega barrette strabuone che tipo sono un Kit Kat, ma sono buonissime, proteiche. Mamma mia! Comunque, raga, per supportarmi su Prozis, il codice sconto Christian10 e poi ti ricordo che fino al 31 gennaio c'è un giveaway da 300 euro attivo, magari potresti vincere. Per partecipare basta utilizzare il codice sconto Christian10, mandarmi lo screenshot su Instagram e sei a posto. Ragazzi, questo video è finito, fatemi sapere cosa ne pensate. È durato un pochettino del solito, siamo entrati nei meriti dell'allenamento. Mi è piaciuto a me registrare questo video, spero che vi sia piaciuto, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Davvero, se ti piace, se non ti piace, se è troppo lungo, se è troppo corto, fammi sapere qualsiasi cosa che non mi offendo, anzi mi aiuteresti a crescere nel canale. Se vuoi supportarmi, iscriviti e noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Andiamo a vivere questo sogno. Let's go!